La Lega ha promosso questo incontro per informare la cittadinanza sul tema appunto del coronavirus, di cui tanto si parla anche alla luce dei primi casi che sono arrivati in Sicilia. Assolutamente, in questo momento dobbiamo mantenere la calma, dobbiamo avere una sana paura perché la paura ci aiuta a sconfiggere il nemico ma non farci prendere dal panico e questa paura la dobbiamo fare dialogare con i medici. Ecco perché la Lega ha voluto organizzare questo seminario informativo su Palermo e poi in realtà riguarda tutta la Sicilia per dare delle informazioni importanti agli utenti e ai cittadini su come comportarsi e quindi non farsi prendere dal panico per questo coronavirus che è arrivato anche in Sicilia, anche se non ci sono focolai locali, ma con il quale dobbiamo avere a che fare. Presidente Amato, lei da guida dell'Ordine dei Medici di Palermo, quale messaggio vuole mandare ai suoi colleghi? Il messaggio che do ai miei colleghi è quello di seguire attentamente e quindi anche di leggere tutti i vari comunicati che arrivano sia da parte del Ministero, dell'Istituto Superiore di Sanità, di quelle che sono le autorità che si occupano di sanità. Questo è il primo messaggio. Non sempre è facile, però ci sono dei decaloghi che possono aiutare in tutto questo, che si possono leggere facilmente e che sono prevalentemente. E hanno un fondo comune che è il buon senso. Quelle sono le minime norme igieniche, da lavarsi le mani, evitare di frequentare luoghi affollati, evitare di incontrare persone che non stanno bene. Questo è il primo messaggio, e ancora di più i medici di stare attenti, perché bisogna dare messaggi di tranquillità alla popolazione per evitare il panico che poi diventa un'altra malattia, il panico stesso, ma altrettanto bisogna anche rassicurare che se si rispettano le norme igieniche minime si può evitare di contrarre la malattia. In Sicilia non c'è nessuna evidenza che il virus circoli. I pochissimi casi che ci sono stati casi di, cosiddetti di importazione, ovvero di persone che l'hanno contratto, si sono contagiati al nord. Quindi per adesso in Sicilia si può andare al cinema tranquillamente, si può andare al supermercato, è inutile fare l'incetta al supermercato, è comunque giusto stare attenti alle norme igieniche, quindi lavarsi spesso le mani, se si è il raffreddore, l'influenza, non andare in posti affollati, coprirsi addirittura, per carità, chi ha sintomi influenzali sarebbe giusto, anche nel rispetto degli altri, che si coprisse con una mascherina chirurgica. Questo appunto per quanto riguarda Palermo e la Sicilia, allargando il discorso al nord, all'Italia, al nord in particolare, dove ci sono Sì, parecchi casi. allora al nord purtroppo il virus è entrato, tant'è che non si è trovato il cosiddetto paziente zero. Significa che i primi casi sono stati i casi di italiani che non sono stati, non provengono, che non erano stati in Cina. Quindi, allora verosimilmente la malattia, il virus è entrato forse già da un mese e mezzo. E questo è diciamo, un problemino un po' più grosso. Quindi è importantissimo che tutte le persone infette vengano riconosciute precocemente e vengano poste in isolamento e tutti i contatti vengono posti in quarantena. Quindi d'altra parte il nostro governo questo sta facendo, delimitando le zone rosse, zone gialle. Quindi diciamo stiamo facendo tanto e la nostra sanità, è giusto dirlo e ripeterlo, è sicuramente, lo possiamo dire ad alta voce, fra le migliori al mondo. E il fatto che in Italia siano stati documentati tanti casi deriva dal fatto che sono stati eseguiti tantissimi test. E quindi chiaramente sono stati emersi. Magari se gli stessi test fossero stati eseguiti in Germania e d'altra parte si dice, non voglio dare informazioni non vere, non verificate, ma che c'è uno strano picco di influenza per adesso in Germania, verosimilmente c'è una situazione analoga. Noi parliamo tantissimo di questo virus e c'è una sorta di preoccupazione, panico più o meno. Non dico, il panico assolutamente non è giustificato, questo no. Stare in giro con le mascherine per adesso, andare ai supermercati e riempire. No, questo ovviamente non ha completamente sbagliato anche nelle zone rosse, dico, non ha senso perché fortunatamente no, non siamo in carestia, quindi non c'è assolutamente questo problema. Però ci vuole la massima attenzione, la massima accortezza e bisogna seguire le raccomandazioni che le nostre istituzioni ci danno. Quindi se per esempio ci dovesse essere raccomandato di starcene a casa perché siamo in quarantena, no, non è che come si dice all'italiana, noi arrivano un nostro fratello, nostro zio, nostro amico, io apro la porta, prenditi un caffè. Cioè, no, se stiamo in isolamento dobbiamo stare in quarantena stretta, non dobbiamo avere contatto con nessuno. Questo è un qualcosa che è giusto,
raccomandare a coloro che si dovessero trovare in quarantena. Poi, verosimilmente, nella maggior parte dei casi l'infezione passa in maniera asintomatica, cioè senza provocare niente. In tantissimi casi provoca semplicemente dei lievi disturbi di tipo il raffreddore o l'influenza, e in pochissimi casi percentuali provoca una grave polmonite che può portare anche a morte. Però nei grandi numeri anche queste piccolissime percentuali potrebbero portare a numeri assoluti di una certa importanza, quindi è giusto stare assolutamente attenti. Quindi il problema non deve essere ingigantito, ma assolutamente non può essere sminuito.